Siamo al Festival del Viaggiatore in compagnia di Cristina Chiperi, un fenomeno editoriale. È una grandissima scrittrice, 60 milioni di visualizzazioni su Wattpad. Quando è nata la tua passione per la scrittura, Cristina? In realtà ho sempre avuto un po' la passione per la scrittura. Da piccola, all'età di 8 anni, anziché magari uscire al parco con i miei amici, preferivo stare in casa a scrivere storie e immaginare mondi alternativi diversi dal mio. E poi in realtà a 14 anni mi sono invece messa un po' alla prova. Grazie delle compagne di classe ho scoperto questa piattaforma online che si chiama Wattpad e mi sono detta perché no, perché non provarci, visto che comunque la scrittura mi ha sempre accompagnata durante il mio percorso di vita. E mi sono iscritta, ho cominciato a scrivere. E da lì è nato tutto, semplicemente ho cominciato ad avere tante visualizzazioni, commenti, tantissime persone che mi volevano bene, che ogni volta mi facevano compagnia durante la scrittura dei miei capitoli e sono arrivata ad essere la ragazza più conosciuta della piattaforma e poi le case editrici mi hanno contattata e ho avuto la fortuna e il grandissimo onore di riuscire a pubblicare i miei libri con veri e propri editori. Il tema di quest'anno, infinito presente, viaggio alla ricerca della felicità. Che cos'è per te la felicità e come vivi il tuo presente? Per me la felicità è essere davvero in equilibrio con se stessi, andarsi bene per ciò che si è e soprattutto godersi il presente, godersi qualsiasi attimo, qualsiasi cosa che ci succede. Io per esempio sono molto legata al presente, ma quando fanno la domanda come ti vedi tra 10 anni non riesco mai a rispondere sinceramente, perché più che pensare al mio futuro penso a godermi tutto ciò che ho adesso, quindi la grandissima fortuna di poter scrivere, il mio lavoro, la mia adolescenza, alla fine, i miei studi e quindi per me questo è molto importante. Che legame c'è tra scrittura e viaggio? È un viaggio molto particolare, nel senso che più che altro è un viaggio di crescita, di riflessione, per me almeno di maturazione e nel mondo del lavoro soprattutto, ma anche un bellissimo viaggio con la fantasia, che ti dà la possibilità di esplorare davvero tanti mondi diversi e di crearli soprattutto. Ed è un viaggio anche nella mente dei miei personaggi e dei loro percorsi di vita, quindi per me il viaggio nella scrittura è soprattutto questo. Il viaggio al quale non rinunceresti mai? Quello della scrittura sicuramente, perché è un viaggio che mi sta davvero facendo compagnia da quando sono piccola, continuo a farlo tuttora ed è un mondo davvero grande che amo esplorare, mi diverte esplorare e quindi sicuramente quello della scrittura.